Ehi, ciao a tutti! Bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yokai Watch 4. Nello scorso capitolo ho completato tutte quante le missioni chiave, abbiamo anche fatto la missione di Kitaro che doveva trovare suo padre, ed oggi bisogna andare alla Residenza Mount, ma solo di giorno, per vedere se Perla ha scoperto qualcosa su questo sole nero. Prima passerei un attimino dalla Slot Kai perché vorrei vedere se c'è qualcosa di interessante da slottare, anche se vorrei slottare a Gachaland, perché a Gachaland c'è la slot Oni, però vediamo cosa c'è qui intanto, giusto per curiosità. Moneta arrugginita non è che serve a tanto, ma ne ho 33, che vedrò poi di usare in qualche maniera, ho una mezza idea. Ma andiamo a Gachaland, dai, che è meglio. Ecco qui, questa è la slot Kai Oni, in teoria. Abbiamo gli eroi, quanto pare, non sarebbe male averli, tanto per. Oddio, queste due danno la stessa cosa, magari con un pull rate diverso però. Ok, ci sta. Va bene. Dai, tutte e tre di queste, amen. Grigia, che chiave selvaggi, vabbè, dai. Giocare a Gachaland serve ad accumulare punti. Però, penso che li spreco ogni volta se poi li uso. Anche se certe cose non sarebbero male. Ma poi ci perderò tempo per conto mio quando sarà il momento. Andiamo quindi nel passato, non perdiamo tempo. Andiamo alla Residenza Mount e vediamo se Perla ha finalmente trovato quello che ci serve per sconfiggere il Sole Nero. O quantomeno per trovarlo e poi fermarlo. A quanto pare Spiridomo ha per noi la sfida del valletto, che sarei interessato a fare a dire il vero. Però si può fare solo con rango B. Ok. Alistair, Perla, che bello rivedervi. Bentornato a casa, Jack. Allora, com'era il futuro? Beh, bello. Ah, giusto, Perla, hai trovato la pergamena? Sì, certo. Era talmente polverosa che non si leggeva quasi più. Fortunatamente, però, Spiridomo ci aiuta a decifrarla. Ecco a te. Antica pergamena, ovviamente. Sempre, sempre in stile yokai. Secondo quella pergamena, il Sole Nero è un'entità molto pericolosa. Figurati. Esaminando il rotolo trovato dalla signorina Perla, abbiamo scoperto che il Sole Nero porta disastri e sfortuna sin dall'antichità, dai tempi di Babilonia. Porta disastri e sfortuna? Sbaglio o anche Kyra ci aveva detto qualcosa di simile? Il Sole Nero ha arrecato molti danni anche al mondo degli umani, per l'appunto. Ma che ne è stato di lui? Qualcuno è mai riuscito a sconfiggerlo? Non lo sappiamo. Pare che solo gli Skies siano in grado di decifrare il resto. E purtroppo io non posso fare di più. I miei poteri sono ancora limitati. Devi allenarti allora. Io so che potrebbe darci una mano la nonna, appunto, di Bruno. Bene, vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Il buco nero, la gente che scappa. Ma questo non è possibile! Qui dice che il Sole Nero è uno yokai esistente fin da tempi antichi. Questo yokai risponde al nome di Vuoto Oscuro, Soranaki. Vuoto oscuro. Quindi è questo il vero nome dell'entità del mio sogno. Secondo la pergamena è uno yokai che si approfitta delle debolezze altrui. Si approfitta delle debolezze altrui? Che genere di yokai arriverebbe a tanto? Uno yokai spietato? Inoltre la sua sete di vendetta l'ha condotto più volte verso Yokai World. È riuscito ad arrivare fino a Yokai World. Beh, è uno yokai. Sì, ma fortunatamente qualcuno riuscì a sigillarlo. Con la Mafuba? Se fossi in voi non correrei troppo nello stare tranquilli, perché è piede libero, vero? Qualcuno l'ha sigillato, ma c'è il rischio che possa essere riportato in vita. Allora, perché? Cosa succederebbe se tornasse per vendicarsi? Beh, il mondo cadrebbe vittima di amarezza e odio, questo è certo. Quindi cosa possiamo fare? Forse nella pergamena non ci sono accenni a possibili soluzioni. Forse l'oscurità di cui ci parlava Kyra è quella di Vuoto Oscuro. Che intendi dire, Cole? Gli unici in grado di salvare i mondi siete voi, Detective Yokai. È per questo che ha scelto proprio noi, per sconfiggere Vuoto Oscuro. O meglio, per salvare i mondi. Probabile. Lo Yokai Watch è sempre stato uno strumento a dir poco incredibile. Potrebbero essere proprio i vostri orologi la chiave della vittoria. Chissà. Tu dici? Beh, per ora sappiamo che dietro a tutti quegli incanti c'era Vuoto Oscuro. È vero, sembra che dovremmo investigare ancora un po', sì, almeno fino al capitolo 10. Allora riprendiamo domani le investigazioni. Bene. Oh, Alphonse. O Shooting Doji, se preferisci.
ご無事ですか。え、もう死んだ。わ、逃げるわけにはいかぬ。こやつ黒い太陽を倒すのじゃ。 Il fatto che Summer abbia sognato di nuovo il sole nero è molto probabile che indichi che il suo risveglio è davvero vicino, il vero risveglio. Di nuovo il sole nero? Ma che mi sta succedendo? Ci siamo. Vuoto scuro. Il sole nero. E se non fosse solo un semplice sogno? Quel luogo in fiamme. Mi sembra di averlo già visto per qualche motivo. Oi. Se vuoi posso schiarirti io le idee. Arriva lui. Alphonse, sei tu? Che cosa ci fai qui? Oh, niente di che. Stavo solo passeggiando qui nei dintorni. Sì, passeggiando. Se vuoi sapere la verità sul tuo sogno, vieni a Parco Gioventù. Come fai a conoscere il significato del mio sogno? Ehi, dico a te, aspetta! E invece. Dai, andiamo a Parco Gioventù e scopriamo cosa indica il nostro sogno. Usciamo in pigiama? No, peccato. E ci aggiriamo di notte con due loschi figuri. Sei venuto alla fine? Sì, ero curiosa di sentire la tua storia. E se dirmi qualcosa sul mio sogno, allora fallo, te ne prego. A chi appartiene quella voce? E quel luogo dove si trova? Il castello è in fiamme e tu stai lottando contro un essere misterioso. そうだな。 Il tuo avversario è il sole nero, o se preferisci, vuoto scuro. Quindi tu lo conosci? Lo sapevo, avanti, sputa e rospo. Non so perché se la voglio ridere così tanto. Alphonse? Bene, se vuoi davvero conoscere il significato del tuo sogno, allora dovrai dimostrarmi tutto il tuo potere. Oh, pronto? Se mi sconfiggi ti dirò tutto. Forza, iniziamo! Solo contro Alphonse, spero. O meglio, Shuten Doji. E non anche l'amico suo, anche se loro lottano sempre in coppia. Da solo, sì. Yoko di Yokai? Certo! Avanzate, miei amici Yokai! Cura eccellente e cupola protettiva e ultraforza. Vai, attiviamola! Sarei spostato, ma fa niente, eh. Fa niente. Posso caricare, è vero. Che comunque non gli fa poi tanto, eh. Maledizione Oni. Toh, chiudete queste. Cosa? No, non è ancora abbastanza. Bene, è ora di fare sul serio. Cos'è? Ti stai trattenendo per caso? O è questa tutta la tua forza? Ma che dici? Guarda che io non sarò qui per litigare con te. Voglio solo sapere qualcosa in più sul mio sogno. Avanti, dimmelo! Mi dispiace, ma credo che dovrai sfidarmi un'altra volta. Ma ti avverto, se non lotterai seriamente. Sorellona! Buonanotte, Tate. Che cosa ci fai qui? Quel ragazzino. Stiamo già perdendo troppo tempo. È ora di darsi una mossa. Olè, finalmente, bentornata fra noi, principessa Oni. Sì, sono proprio io. Mi hai cercata per tutto questo tempo, Shuten Doji. Sì,
chiedo il vostro perdono per tutti i danni che vi ho causato ultimamente. Nani? Quindi volevi sacrificare questo ragazzino per riuscire a risvegliarmi? Ma principessa, io volevo solo aiutarvi. Volevi aiutarmi? Sì, dovete credermi. Mi dispiace, Shuten Doji, ma non funziona così. Preparati a combattere, ingrato. Assaggerai tutto il mio potere. Oh, let's go! E ora vediamo quanto è potente Summer forma Oni. O meglio, la principessa, che non si capisce bene. Bisogna vedere se è sempre Summer però forma Oni o la principessa di per sé. Ah, gli ho assorbito l'anima? Ah, e si ricarica col tempo il mio... la mia energia. Forte. Incanto del sigillo non ce l'ho e non posso usarlo, a quanto pare. E mi ricarico la salute. Ma lo carico tipo Fiesa? Figata! Bene, bene. E non mi faccio nulla. Non mi sta facendo male. E finisco come Fiesa ha finito Vegeta. Bellissimo. Fantastica! Guardala, oh. Ci picchia! Fighissimo! Che figata, sfera grande, buono. Vai con i punti. Quindi questa è tipo la trasformazione di Alphonse in teoria. Però lei diventa la principessa. Maestro Shuten Doji. Che potenza. Non mi aspettavo niente di meno da voi, principessa. Non azzardati più ad attaccare in quel modo un essere umano. Spero che la nostra ultima battaglia ti sia servita da lezione. Quindi la principessa, anche se è uno yokai della famiglia Oni, tra l'altro, non disprezza gli umani, ma anzi, non vuole che venga fatto loro del male. Sorellona! Sorellona, va tutto bene? Ti sei ripresa? Sì, tranquillo. Tu piuttosto come stai, Tate? Anch'io sto bene, ed è tutto grazie a te. Mi hai salvato la vita. Oh, che sollievo. Quindi ti ho salvato? Sì, anche se non sembravi la stessa di sempre, sorellona. Principessa. Vi chiedo scusa per tutto ciò che ho commesso in passato. Ma ora sono felice. Finalmente vi ho rivista, principessa Oni. Cosa? Mia sorella è una principessa? Che cosa intendi, Alphonse? Esattamente quello che ho detto. La principessa si è risvegliata in te. Comprendo bene la tua reazione, tuttavia c'è una cosa che devi sapere. Dubito che al momento tu riesca a ricordare la tua trasformazione. Ah, Shuka? Boia. Tempo fa la principessa Oni Shuka governava su tutto Yokai World. E adesso Shuka è tornata fra noi risvegliandosi all'interno di te. Non pensavo fosse Shuka. Sapevo, so chi è Shuka, ma non pensavo fosse Summer. Ok, quando ho fatto la tier list degli yokai femminili, non c'era Shuka, ma c'era Summer trasformata in Oni. Ah, ok, comunque. Finalmente adesso potremmo far rivivere la nostra tribù Oni. Per cui ti chiedo, sei disposto a tornare a Yokai World con noi? No, non se ne parla. Cosa? Avete capito bene? Non potrei mai governare su tutto Yokai World. Principessa, tribuoni... Scusate, ma tutto questo non fa per me. E poi vi siete forse dimenticati di ciò che stavate per fare a Tate? Ma principessa, noi... Ora basta. Non chiamatemi più principessa. Il mio nome è Summer Adams. Forza, Tate.
Torniamocene a casa. Sì, va bene. Che poi la doppiatrice di Tate dovrebbe essere la stessa di Nate, quando appunto Nate giapponese quando era ragazzo. Oh no, c'ero quasi, dannazione. Ma non finisce qui, principessa, io non mi arrenderò. Ecco, ah, Aria, eccolo. Come? Dico, magari fa passare un giorno, sai com'è, per smaltire tutto. Buongiorno, principessa. Ci sono! Ehi tu, come osi avvicinarti a Summer? Stai indietro, altrimenti la pagherai cara. Fai silenzio, sciocco. Ma che insolente! No, Tri! Allora, vuoi pensare di scappare? Sei la reincarnazione della principessa! Ovviamente. Come detto, Summer sarebbe una principessa? Ma quindi, se Summer è una principessa, vuol dire che io sono il re! Wow! Katie non fa una piega. No, non è così. Tu sei solo un essere umano semplice. È un po' mediocre. Non ti permetterei più di parlare così. Link è veramente mio padre. Oh, non lo sapevo. Ti chiedo scusa. Se un umano se ne esce con... Ah, allora io sono il re. Se lei è la principessa. Non ti viene magari il dubbio che lui è il padre? Principessa, ascoltatemi. Il vostro potere demoniaco non è uguale. Che bello! Ora che vi siete risvegliata, qualcuno potrebbe desiderare di rubarvelo. E quel qualcuno è proprio... Vuoto scuro. Il sole nero. Dici sul serio? Se riuscirò a controllarvi, potrebbe arrivare a distruggere tutti i mondi. Quindi il mio potere sarebbe in grado di distruggere i mondi. Sì, ma al momento neanche tu sei in grado di attingere la tua vera forza. Per farlo, avrei bisogno di tutte e cinque le armi celesti. Cosa? Quindi quelle armi vi servivano a questo? Perché non l'avete detto? Non è questo il punto. Kaira. Ciò che vi stava dicendo Shuten Doji è vero, Detective Yokai. Pare che Summer sia veramente la reincarnazione di Shuka. Anche Ventori e Antuono mi hanno parlato di questo fatto qualche giorno fa. Vuoi ottenere il suo potere? Se è così, prima dovrei batterti con me. Rilassati, Shuten Doji. Il tuo vero obiettivo non sono io. Non avrei mai pensato che ci fosse vuoto oscuro dietro a tutto ciò. Quindi anche voi siete a conoscenza del potere di Vuoto Oscuro, Re Kaira? Sì, è uno Yokai che venne sigillato molti anni or sono, ma riuscì ad evadere, e da allora usa senza controllo il suo potere distruttivo. Non a caso, anche la trasformazione di Demon Gufo era opera sua. Ah, ecco come aveva fatto ad ottenere tutta quella potenza. Gli Yokai incantati da Vuoto Oscuro mutano completamente forma, perdono il controllo e iniziano a distruggere tutto ciò che li circonda. Alcuni la considerano come una sorta di malattia chiamata virus vuoto oscuro. Quindi è così. Maestà, permetteteci di indagare su questo virus, vi prego. Non possiamo starcene qui con le mani in mano a non fare niente. Esatto. Dopotutto siamo pur sempre detective yokai. Se la mettete così, allora verrò anch'io con voi. Principessa, vi seguirò fino in capo al mondo, se sarà necessario. No, ancora con questa storia della principessa? Guarda caso sono arrivate 3 segnalazioni di incanti da parte di Vuoto Oscuro. Conto su di voi per risolverle, Detective Yokai. E ora, andate. Ok, Shuten Doji si unisce al team. Parteciperà alle battaglie con gli altri. Buono. Cioè, si unisce a noi. Beh, aspetta però, tu che ci stai a fare qua, ehi? Ah, sarà bello lottare con Shuten Doji al nostro fianco. Magari potrebbe essere uno yokai che mi fa piacere controllare. Chi lo sa, perché in genere mi piace più controllare gli umani che gli yokai. Non lo so perché. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Non è corto, ma c'è stata tantissima roba, tantissima storia più che combattimenti e cose varie. Però... come episodio direi che va benissimo così. Quindi amici, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.